Bentrovati da Giovanni Pinelli, siete sempre qui a WTO Sport. Oggi è giovedì e parliamo di pallavolo in questo appuntamento, perché sono scese in campo domenica scorsa e anche sabato scorso le squadre di Serie C dell'ASP, che giocano i rispettivi campionati, i maschi della Sartorelli ASP e le femmine della Marcutta. Iniziamo dalle buone notizie, perché la squadra di Mauro Taranta ha vinto facilmente tra le buone amiche della Corsina Rosa per 3-0, sconfitto il Palombara, formazione di centro classifica. Due set vinti abbastanza agilmente da Iengo e compagna, non ha avuto particolari difficoltà nel prevalere sulla formazione sabina. Qualche difficoltà c'è stata invece nel terzo set, quando il Palombara, sotto di 4 punti, 18-14 per la Margutta, è riuscito a riportarsi sotto. Il gioco è stato fermato per un infortunio ai danni di un giocatrice del Palombara. Tra l'altro anche coach Dante ha detto che secondo lui è stato un infortunio un po' accentuato, forse ha fatto un po' finta, però questo l'ha detto lui e ovviamente noi non condividiamo molto, perché ovviamente da bravi sportivi speriamo che quando uno si fa male veramente, sperando che poi non sia vero, che non sia grave l'infortunio che ha subito. Poi detto, si è fermato il gioco, qualche minuto di pausa e da lì è iniziata un'altra partita con il Palombara, che ha fatto passare di 5-1, poi qualche difficoltà per le cirechesi nel portare a casa il successo, comunque poi arrivato comodamente con gli ultimi punti portati al referto da parte delle Aspine, che hanno portato a casa il successo e sono ancora al secondo posto in classifica. Coach Taranta continua a non alzare l'asticella, dice che l'obiettivo è la salvezza, però insomma il secondo posto lo stiamo vedendo tutti, le squadre battute sono di buon livello, per cui io credo che la Margutta possa puntare chiaramente all'obiettivo playoff, se non addirittura al secondo posto, perché ha battuto in trasferta fino ad ora quasi tutte le contendenti per il secondo posto, quindi la speranza c'è per la formazione civile vecchiese. Chi invece non festeggia è la Sartorelli ASP, che ha perso per 3-0 sul campo dell'Orte e adesso è messa male in classifica, fuori dalla zona playoff, anche per, no, non anche, per la Sartorelli ASP l'obiettivo è quello dei playoff, di andare a giocarsi la post season. Coach Accardo molto deluso dalla gara dei suoi, con tanti errori fatti soprattutto in battuta da parte dei civitavecchiesi, che nei momenti cruciali del set non riuscivano a fare bene e quindi hanno sbagliato tanto ed hanno permesso alla formazione di casa di portare a casa il successo. E adesso la classifica, ha detto, non benissimo dopo le sconfitte con l'Isola Sacra, con la Saet, ci sono state nelle scorse settimane. Coach Accardo è convinto di avere una squadra di ottimo livello per puntare ai piani alti della classifica, ovviamente a questo momento i fatti non gli stanno dando ragione. Adesso arriverà una fase di campionato forse un po' più difficile, perché dopo gli impegni facili con Ripi Volley, con Free Club, con Villalba, arriveranno impegni più difficili, questi anche con la Roma Volley di Fabio Cristini, e bisogna vedere se i rossoblu, capitanati da Stefanini, riusciranno a fare qualcosa di meglio, visto che ci si avvicina alla parte finale del girone d'andata. E con questo chiude questo appuntamento di Obiettivo Sport. Grazie mille per l'attenzione, ci vediamo nei prossimi giorni sempre a parlare di sport qui a Trip TV.